di solito siamo abituati a vederci come degli estranei, dei concorrenti. Io invece voglio farvi vedere delle cose particolari. Non potete immaginare dove ho posizionato la telecamera. Adesso vi faccio vedere. Questi sono degli alberi nel bosco che il 12 agosto 2006 c'è stato un temporale, una grandinata, una tromba d'aria, e questi alberi che erano divisi si sono abbracciati tra di loro in un abbraccio per tutta la vita. In pratica è accaduto che si sono quasi sradicati uno contro l'altro, ci sono ancora i segni dello sradicamento, queste fessure, come vedete queste fessure un po', e anche dall'altra parte la medesima cosa, delle fessure sul tronco. Comunque adesso, e praticamente vedete che è un po' particolare, qui ora è rimasto, però è cresciuto, ed ecco il segno, ecco dove sono, questo è il segno sull'altro albero, il segno. Praticamente questi alberi quindi si sono incontrati il 12 agosto 2006, durante una grandinata con tromba d'aria, e da allora sono abbracciati. Quindi ecco che il nostro futuro, con gli eventi che stiamo vivendo, che stiamo per vivere, il 2012 profetico di tutti, del cambiamento, non può essere vissuto con paura, ma con convinzione che ce la faremo. In che modo? Il cambiamento va fatto tutti assieme, tutto nuovo per tutti, non più estranei, non più concorrenti, ma insieme, abbracciati come questi alberi, un abbraccio per tutta la vita, dal 2006. Oggi è il 5 luglio 2012. Fortunatamente c'è il sole, prima era nuvoloso, è venuto un bel sole, adesso facciamo una panoramica tutto attorno. La mia fedele borsa naturalmente me la porto sempre dietro, certo, con i miei documenti che questa volta sono in fotocopia, ma li vado sempre a consegnare. E quindi il discorso pianeta Nibiru, avvistamenti, ci saranno nuovi eventi anche sismici, perché semplicemente non possiamo illuderci dell'immutabilità. Sappiamo che certe cose stanno accadendo per davvero, quindi semplicemente non è volersi illudere dell'immutabilità. Sappiamo che il cambiamento è in atto. Avremo nuovi avvistamenti di dischi volanti, sfere di luce, da queste parti se ne sono già avuti diversi. E però noi, ecco, come questi alberi abbracciati, supereremo il guado. Supereremo il guado e andremo avanti. Ecco, tutti abbracciati, tutti insieme per tutta la vita. Così si supererà ogni problema, ogni cosa. Finora non si è fatto, allora non dobbiamo aver timori per il futuro, ma semplicemente vivere un nuovo stile di vita, come? Tutti insieme. E così si vive. Questi due alberi, per farvi capire meglio in sostanza la cosa,
Questi due alberi, se non si fossero abbracciati l'uno con l'altro, sarebbero morti, perché si sarebbero sradicati completamente, sarebbero caduti al terreno e sarebbero purtroppo finiti. E invece eccoli, vi faccio vedere proprio il punto dove si abbracciano. Qui, perché proprio durante nel 2006 stesso il pezzo venne via, si spaccò. Io, guarda caso, sono la data bene, perché quel pomeriggio poi passai di qua, poco dopo la grandinata. Vidi la grandinata per terra, vidi la grandine e non li scoprii subito questi alberi, però poco tempo dopo capii che era successo il 12 agosto 2006. E adesso, al 5 luglio 2012, faccio vedere questa cosa veramente unica. Qui proprio cresce assieme, però non può legare perché sono alberi di diverse famiglie. Però vedete, come noi che siamo di diverse famiglie, non possiamo legare, ma viviamo insieme. Questo è un segno di quando c'è forte vento, questo ramo adesso è legato di più. Vedete che più passa il tempo più si legano. Quando era legato di meno agli inizi, scendeva fino a qua e si incastrava qua quando c'era brutto tempo, perché questo ballava di più. Più passa il tempo e più si legano tra di loro, come due innamorati. E così dobbiamo fare noi, la fraternità, la fraternanza, volersi bene semplicemente come fratelli. È così, la stessa identica cosa. Forse tra i più bei filmati che ho mai fatto, in definitiva, perché gli effetti speciali non servono. C'è la mia borsa, due alberi innamorati, più effetti speciali di così non si può. Ecco, magari facciamo una panoramica anche a questo bellissimo bosco di Samarate, sperando sempre che rimanga così. Ecco, riposizioniamo la telecamera in un punto che non avreste mai immaginato. Vi saluto, alla prossima. Oggi è 5 luglio 2012, bellissimo sole venuto fuori dalle nuvole, perché poco tempo fa era nuvoloso, sembrava quasi che venisse a piovere, invece come la vita, sembra quasi che venga a piovere e invece è venuto il sole, la stessa cosa. Allegria ragazzi, alla prossima.